qui si ha accesso al monastero cistercense. Giacinto, provate voi. Le vostre braccia hanno maggior vigore. Niente da fare. È chiuso dall'interno. Vorrà dire che troveremo un'altra via, ammesso che esista. Noi possiamo aiutarvi. Cosa intendete dire? Che avete bisogno di noi. Altre vie possono condurvi alla meta, se siete disposti ad esplorarle. Non ci serve il vostro aiuto. Troveremo da soli la strada, poiché è il Signore a guidare i nostri passi. Il vostro Signore non conosce queste contrade. Egli non è mai stato a Calcares. Dio bussa alle porte di ogni villaggio. A Calcares, evidentemente, non vi siete nemmeno degnati di schiudere l'uscio. Andate allora! Sarà il vostro Dio ad indicarvi la via. Qual coraggio per un mortale avventurarsi nel regno dei morti. E voi chi siete? Le furie infernali? O le custodi del paradiso, dipende da ciò che cercate. Ad ogni modo io sono Demetra, la madre, e loro sono le mie figlie, Diana e Medusa. Deliri di povere anime traviate dal demonio! Pada prete! Avete bisogno di noi, se intendete proseguire lungo il vostro cammino. Prete, pretaccio, ma che diavolaccio! Sotto quel laccio, senti un impaccio! Sotto la veste, quale imbarazzo! Vinci la peste, ma non il tuo Taci, serpe! Non ho tempo da perdere! Di fretta ne hai molta, ma ti chiedo un momento. Quindi taci ed ascolta, che ne trai godimento. Sei completamente fuori di senno. Ecco l'inquisitore che le vergini attendevano. Ma che dici, ragazzina? Scostati! Sì, Diana. Lascia che parli con me. Siete solo delle povere pazze. Perché ti ostini a penetrare delle mura invalicabili quando, lungo il tuo cammino, altre porte sono pronte a spalancarsi? Non devi far altro che usare la chiave giusta. Spiegati meglio. Che significa? Significa che noi sappiamo come accedere al monastero, Nicholas. Ma per rivelartelo, vogliamo qualcosa in cambio. Come sai il mio nome? So molte cose sul tuo conto. Più di quante ne sappia tu stesso. Io conosco i tuoi desideri più reconditi. Quelli che non osi ascoltare. Ma voi chi siete? Dovresti saperlo. Siamo il tuo incubo peggiore, il tuo sogno proibito, l'istinto che non puoi reprimere e che alimenta i tuoi sensi di colpa. Io sono Demetra, la madre, e loro sono Diana e Medusa. Meretrici infernali, ecco cosa siete. Il demonio opera all'ombra della ragione e la vostra mente è schiava del suo inganno. Dunque esiste un ingresso secondario. Sì, esiste un altro ingresso. Ma da soli non riuscirete mai a trovarlo. Parla allora! Cosa volete da noi? Sei un uomo arguto. Dovresti aver compreso. Cosa stai farneticando? Vedi le mie belle figlie? Queste due vergini sono destinate a unirsi con te e il tuo amico. Ci state chiedendo uno sposalizio carnale. C'è troppo silenzio nelle vostre celle, troppa solitudine nelle vostre preghiere. Loro saranno la vostra nuova chiesa, calda e accogliente. Da loro apprenderete il vero significato della parola amore. Stolta! Dio è amore! E chi dimora nell'amore dimora in Dio! E Dio dimora in lui! Giovanni 4,16. Dio, un essere distante, disumano. Ma egli non vi ha forse fatto dono di parte della sua stessa potenza creatrice? Sprecarla significa sprecare parte di Dio.
Lasciate piuttosto che siano le mie figlie ad accudirla. La lusinga è prerogativa di Satana, ma non nego di essere allettato dalla tua proposta. Tuttavia, temo che l'età delle tue belle figliole sia d'impedimento. Proprio questo il problema. Vedi, noi, uomini di chiesa, le prediligiamo più giovani. Non è forse vero, Giacinto? Ma... Magister! Povera illusa! Credevi davvero che delle misere ragazzine corrotte potessero intaccare la fermezza della nostra fede? Bada, prete! Stai commettendo il più grande errore della tua vita! Taci! Voi siete progenie del diavolo! E la vostra perdizione vi ricondurrà alla dimora di chi vi ha generato! Alle fiamme! Perdonate, Magister. So che potrà sembrarvi blasfemo, ma credo che dovremmo compiacere la loro... Giacinto! Siete un soldato di Cristo! Come potete anche solo pensare di abbandonarvi a simili impietà? Mi avete frainteso, Magister. Lasciate che vi spieghi. Coraggio, ma stavolta ponderate meglio le vostre parole. E siate chiaro! Ecco, credo che queste serve di Satana siano la nostra unica speranza di accedere al monastero. Il portone è invalicabile, e se davvero esiste un altro ingresso, sarà tanto nascosto che impiegheremmo giorni solo per trovarlo. Il tempo gioca a nostro sfavore. Venite al dunque. Cosa proponete? Di unirci carnalmente a quelle meretrici, nella speranza di elemosinare il loro aiuto? No, di certo, Magister. Ma credo che dovremmo fingere di assecondarle. Stiamo al loro gioco. Riusciremo di sicuro a ricavarne qualcosa. State affilando la vostra arguzia, Giacinto. Ad ogni modo avete ragione. Vi auguro solo che la vostra forza d'animo sia all'altezza dei vostri intenti. Ho ripensato alla vostra proposta. Vi chiedo di dimenticare ciò che vi ho detto. Se il cielo ha voluto che ci incontrassimo, sia fatta la volontà del Signore. Sei un uomo intelligente, Nicholas. Ero certa che ti saresti ricreduto. Bene, Diana sarà la tua sposa, Medusa quella del tuo amico. Prima di procedere, però, dovrete dar loro prova della vostra devozione. Andate dunque e compiacetele. Prima devo procurarmi un dono. Ecco la mia promessa consorte. È a lei che devo chiedere la mano.
Ho staccato la sbarra dalla botte. Il torcione. Ho incastrato la sbarra nell'estremità superiore del torcione, tra le grate della gabbia metallica. Ho riscaldato la sbarra. Ora posso forgiarla. Mi manca l'attrezzo adatto per lavorare il ferro. Devo forgiare una spirale, come un serpente avvolto intorno al polso. Troppo dritto. Troppo dritto. Dritto. Troppo dritto. Devo forgiare una spirale, come un serpente avvolto intorno al polso. Troppo dritto. Dritto. Troppo grezzo! Non lo accetterà mai! Non lo accetterà mai! Non lo accetterà mai!
sono quasi. Ancora poche rifiniture. Ci sono quasi. Ancora poche rifiniture. Ci sono quasi. Ancora poche. Manca la testa. Questo monile ora mi sembra perfetto. Questo monile. Signora dei serpenti, ho forgiato per voi questo monile di bronzo, a immagine della vostra bellezza. È alquanto rozzo. Sì, lo è, però... E io adoro le cose rozze, non quegli stucchevoli ornamenti floreali tanto graditi a certe dee. Oh, beh, conosco bene la vostra indole. Allora sei davvero destinato a divenire mio consorte. Su, va a portare la buona novella alla madre. Diana, accettate quest'umile dono in lode alla vostra maestria nell'arte venatoria. È di buona foggia nonostante il tempo l'abbia consunto. Le mie mani gli infonderanno argenteo splendore. La sua corda tornerà tesa. Ed infallibili saette la sazierete. Sei entrato nelle mie grazie, Nicholas. Sarò lieta di condividere con te ciò che finora ho gelosamente custodito. Ne sono lusingato. Adesso va dalla madre. Sarà lei ad officiare la nostra unione. Demetra, i desideri delle vostre figlie sono stati appagati secondo il vostro volere. Molto bene. La vostra dedizione verrà presto compensata. Siete pronti per la sacra unione? Sì. Sì. Così sia, allora. Vi condurremo attraverso la materia, spalancandovi le porte dell'ignoto e facendovi accedere al luogo in cui la nuova vita deve compiersi. Il solo luogo che ci interessa si trova oltre questa cinta muraria. Non avere fretta, Nicholas. Tutto a suo tempo. Ora, che abbia luogo lo sposalizio.